qualità alla vigilia della gara, non è stato facile giocare, però quando Perugia ha concesso spazi, quei palloni che incespicavano, quei cross lunghi, con un po' più di qualità forse. Sì, sapevamo benissimo, la squadra ha interpretato alla grande la partita, perché nella prima parte c'era da essere battaglieri, aggressivi, forza, seconde palle, duelli, perché la prima parte è stata così. Quando poi la partita si è aperta, dove noi abbiamo tenuto il campo molto bene, lì ci è venuto a mancare quello che è la nostra solida qualità, perché ci sono aperti degli spazi, siamo stati anche bravi nell'uscire da una pressione, e lì con più lucidità, più qualità gli avremmo potuto far del male. Però una partita molto molto impegnativa, e sono contento perché non sono i cambi, ma chi ha giocato alla grande. Il lato positivo, un punto in più dell'andata, anche se tu non parli di numeri. No, invece sono strafelice, perché oggi l'ingresso, nonostante fosse una linea difensiva diversa dalle quelle abituali, ha tenuto alla grande, ha lavorato molto bene contro un reparto offensivo che ha qualità, velocità, struttura, e di questo sono veramente contento. Non è semplice, ma fra un paio d'ore già dobbiamo pensare a un'altra partita. Un po' come l'andata, cioè se la partita fosse durata un'altra ora in più, forse finiva, anzi, più andava avanti più peggiorava tutte e due le parti forse. Sì, beh, adesso le partite da qui in avanti avranno anche agli occhi degli addetti ai lavori, saranno diverse, perché i ritmi, le partite saranno diverse. Ma sono contento perché i ragazzi hanno risposto alla grande con una prestazione che bisognava fare su un campo così impegnativo, una squadra che si è sempre saltata contro alcune squadre, determinate squadre che vogliono giocare a calcio, e noi invece abbiamo ribattuto alla grande. Oggi hai scelto una formazione anagraficamente un po' più esperta, però Meroni e Bartolomei hanno corso e dato tanto, ma Bartolomei ha fatto una pressione alta incredibile. Appunto, ecco perché dico, sono contento, perché oggi abbiamo acquistato altri giocatori, perché quando si allenano sempre, sì, sono in rosa, poi però hanno bisogno di giocare, e quando giocano in questo modo e dimostrano la loro presenza, è grande professionalità, serietà, ma io non avevo dubbi. Ecco perché dico, questa partita è davvero un punto importante, ma abbiamo acquistato altri giocatori. Quindi per chiudere il primo 0-0 della stagione, che sapore? Questo mi lascia un po', sinceramente, il primo e non... Mi sembra di sì. Forse c'è qualcos'altro? Non lo so, però guardiamo alla prossima.